Il Signore passa questa mattina e ci chiama. Ci chiama per nome. Chiediamo al Signore di aprire i nostri orecchi perché la voce di Gesù penetri dentro di noi e si faccia comprendere quello che il Signore vuole da noi. O Signore, ti chiediamo, aprici le orecchie. Tu stai passando questa mattina, aprici le orecchie perché noi sentiamo pronunciare nella tua bocca il nostro nome e perché la tua voce penetri dentro il nostro cuore. Manda il tuo spirito a purificare il nostro rito spirituale, apri i nostri occhi perché noi ti vediamo passare in mezzo a noi, perché dove tu passi, ivi c'è la salvezza. Il Signore qui sta passando, sta bussando il nostro cuore, vuole sentire il palpito del nostro cuore, vuole fare giungere nelle profondità del cuore nostro la sua voce, è la voce di Dio che dà luce, forza, ed apre un mondo nuovo davanti ai nostri occhi. O Spirito di Dio, spiana il passo a Cristo, Signore, e preparami all'incontro con Cristo, Signore. Vieni, purificami. O Spirito di Dio, versa l'acqua nei miei occhi perché si aprono, nelle mie orecchie perché si aprono, nel mio cuore perché si è lubrificato. Dio sorgente di ogni bontà, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione, sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnova in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con un cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Benedici, o Signore, questo sale. Tu ordinasti al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dalle insidie del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con l'isopo e sarò purificato,
Lavami, o Signore, il sudore bianco della neve. E sgorgato dal tuo fianco, o Cristo, Signore, una fonte di salvezza che ci lava dal peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. Amen. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che delle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore nel giorno memoriale della risurrezione, benedici il tuo popolo e ravviva in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo della grazia della prima Pasqua nel battesimo per Cristo nostro Signore. Amen. Banco delle imposte, e gli disse: seguimi, ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù li udì e disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque ed imparate che cosa significhi: misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. San Matteo, di questo grande apostolo ed evangelista, una figura di primo piano nel collegio apostolico e nella Chiesa primitiva, colui che estende il Vangelo e da un tono ecclesiale al suo Vangelo, una figura che interessante come persona, interessante come evangelista. Gesù passa e passando vide un uomo chiamato Matteo,
Questo vedere un uomo non è una visione esterna. Quella parola vide ha un profondo significato. Gesù guardò intimamente quell'uomo che già aveva preparato a ricevere la grazia. Vide quell'uomo, entrò col suo sguardo in quell'uomo, e là dove entra Gesù, entra la luce ed entra la forza dello Spirito. Senza questo sguardo, Matteo non avrebbe potuto rispondere a Gesù. Non avrebbe potuto alzarsi, lasciare tutto e seguire Gesù. È la forza di quel vide che è l'inizio della salvezza per Matteo. L'iniziativa è sempre di Dio. Gesù vede un uomo. Dice il nome è Matteo o Levi. Lo sguardo di Gesù lo coglie proprio nel suo mestiere, nel centro della sua vita, della sua attività. Infatti cambiava le valute, era là al suo banco di imposte. E Gesù gli dice, seguimi, ecco alla vista, succede il comando, Matteo già è disposto dalla vista di Gesù ad eseguire il comando di Gesù, seguimi, ed egli all'istante lascia tutto, il suo mestiere, il suo denaro, tutta la sua impalcatura, tutta la sua attività, lascia la sua immagine, lascia tutto se stesso e segue il maestro, il rabbì che lo chiama. Non sa cosa Gesù farà di lui, non sa niente, ma come Abramo che segue il Signore, egli segue la voce di Gesù, segue la chiamata di Gesù, si mette in cammino verso Gesù, ormai è di Gesù. Ecco la prima attività nuova di Matteo. Raduna tutti i peccatori e tutti i pubblicani. Raduna la Chiesa attorno a Gesù. È già evangelista in questo momento. E per la nostra salvezza, come recita il credo di Calcedonia. È la prima parte del Vangelo. Vogliamo fermarci su questa prima parte e poi sulla seconda parte. E vogliamo leggere in chiave, diciamo, sociale, quasi in chiave profetica, questa prima pericope del Vangelo di oggi. Mettiamo caso, scherziamo,
ma scherzando vogliamo dire una verità. Mettiamo che Gesù passe e si fermi da Bush o da un altro intento ai petrodollari, intento a far guerra, intento a far giustizia, ma intento al traffico come Bush, così un altro. E gli dice: tu che stai a commerciare, che stai a pensare, che stai a fare per guadagnarti tutto, per accaparrarti tutto, tu che siedi nel centro della città degli uomini, tu che fai dipendere da te tutti quelli che vengono a te, che fai qui? Vieni e seguimi, lascia, vieni e seguimi. E poi questo individuo, sentendo la voce di Gesù, dicesse: mi alzo dal mio banco dell'imposta, dal mio posto di comando, e seguo colui che mi chiama a una nuova visione della vita di questa città degli uomini che io voglio dominare. E mettiamo che questo personaggio raduni attorno a sé tutti i peccatori, tutti i capi delle nazioni, tutti i capi di coloro che commerciano, che hanno il denaro in mano, perché qui si tratta di denaro, di quelli che amministrano il denaro pubblico, e li chiami attorno a sé e li faccia incontrare con Gesù, che ha detto una nuova via, una nuova via all'umanità, una nuova via alla società di oggi. Come tutto di punto in bianco cambierebbe la scena di questo mondo, non sentiremmo più trombe che parlano, sottuonano, invitano, non sentiremmo più il suono delle bombe, non sentiremmo più parlare di guerra, di denaro, di petrolio, di oppressione dei deboli. Tutto il mondo cambierebbe. Ora noi vogliamo augurarci che passi Gesù e chiami Bush o tu altro, chi sei, vieni e seguimi, e chiama tutti i peccatori attorno a me, perché tutti i peccatori siete voi, capi delle nazioni. Chiama tutti i peccatori attorno a me e si radunassero davanti a Gesù nella casa di Matteo, da dove egli esercita il suo potere. Si radunassero là, mettiamo all'ONU, e Gesù imponesse un nuovo modo di vivere, come tutto sarebbe cambiato. Tutto cambia nella vita di Matteo, tutto cambia nella vita dei peccatori che stanno attorno a lui e a cui Gesù parla di amore, parla di spossesso delle proprie sostanze. Come tutto cambierebbe. E allora vogliamo noi pregare il Signore che passi e chiami Matteo, e chiami i peccatori, chiami tutti questi governanti a lasciare il telonio, il banco delle imposte, a lasciare da parte tutte le questioni che sono tutte di origine economica, e a seguirlo,
per una nuova via, la via della verità, la via della saggezza, la via dell'unità. Lui che è verità, lui saggezza, lui che vincola l'unione tra gli uomini. La seconda parte. I farisei, gli ipocriti, vedono questa scena. Gesù seduto accanto a Matteo, attorno a lui tutti i pubblicani, tutti i peccatori, tutti gli esattori, tutti coloro che hanno in mano le ricchezze e fanno bianco e nero sulla povera gente e mormorano, come mai, dicono i discepoli, il vostro maestro mangia con i pubblicani, mangia con i peccatori. Ma Gesù è venuto per i pubblicani, per i peccatori, è venuto per salvare. I giusti stanno in chiesa, i giusti stanno davanti all'altare, ma i peccatori stanno nelle vie del mondo. Ed è Gesù che passa per le vie del mondo perché vuole chiamare tutti, pubblicani e peccatori, a fare chiesa. Oggi si parla tanto di giustizia. Oggi gli uomini sono contro gli uomini, si giustiziano tra di loro, si condannano tra di loro, si condannano a livello internazionale, a livello nazionale. Ci sono i giustizieri, giudici, perseguitati, tutti peccatori. E Gesù dice, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Tutti siamo malati. Non hanno bisogno i giusti, ma hanno bisogno i peccatori. E ricordatevi di questo. Misericordia voglio, non sacrificio. Il figlio dell'uomo è venuto a chiamare i giusti? No, ma è venuto a chiamare i peccatori. È venuto per noi peccatori, per tutta l'umanità peccatrice, che va dietro il peccato, va dietro il denaro, il sesso e il successo. Una civiltà che è fondata su questi piedistalli è una civiltà destinata a crollare prima o dopo. È la civiltà dell'amore, è la civiltà della verità, è la civiltà della giustizia, quella di Dio, non quella degli uomini, che il Signore vuole porre a fondamento dell'umana società. Vuole Lui stesso porsi al centro, al fondamento della società degli uomini, e finché gli uomini rifiutano Lui, proprio Lui che è il fondamento, edificano in vano, si affannano in vano, progettano guerre, progettano pace, progettano giustizia, ma non progettano nulla di saldo, perché gli uomini senza Cristo non potranno edificare.
Nessuno può porre un altro fondamento, dice l'Apostolo ai Corinzi, fuori di quello che è stato posto Cristo Gesù. E su questo fondamento che si fabbrica, chi fabbrica con pietra, con oro e con argento, che resiste al fuoco, ma c'è chi fabbrica con paglia, fieno e legno, e verrà l'ora del Signore, e la materia bruciabile sarà bruciata, ma se la materia bruciabile è quella che sta come a fondamento, impalcatura dell'edificio, più che l'elemento solido, l'edificio crolla. Chiediamo al Signore Gesù di passare ancora oggi nella società nostra e di chiamare Matteo, seguimi, Levi, seguimi, chiami per nome tutti i capi da cui dipende la sorte dell'umanità. Aprite gli occhi, ascoltate la mia voce, ascoltate la voce del profeta, che è il Papa, e seguite la via che egli vi indica. Edificate l'umana società che nelle vostre mani, su base più solide, sulla pace, sulla convivenza pacifica, sul Vangelo. Signore Gesù, passa ancora in mezzo a noi. Tu che chiamasti Matteo, l'evangelista della Chiesa, tu che chiamasti Matteo e lo chiamasti in maniera decisiva, tu che chiamasti Matteo e disponesti il suo cuore a chiamare tutti i peccatori attorno a te, scendi ancora in questo mondo, chiama Matteo, chiama tutti i peccatori attorno a lui e parla a Matteo e all'assemblea dei peccatori. Parla e di loro quelle che dicevi contro i farisei, contro gli ipocriti, contro gli giustizieri, contro i fabbricatori di menzogne. Io sono venuto per portare la misericordia e l'amore. Io sono venuto per salvare, non per distruggere. Io sono venuto per edificare. Io sono venuto per voi e per la vostra salvezza. Signore Gesù, tutto a te è possibile, ed è per questo che noi, raccolti attorno a te, noi piccola chiesa di peccatori, raccolti attorno a te, ti chiediamo passa, passa, e chiama Matteo, chiama tutti coloro che hanno in mano le sorti del mondo, radunali attorno a te e indichi la nuova via, perché quella via che hanno intrapreso è la via della distruzione, è la via della perdizione. Come via di perdizione era quella che praticava Matteo. Chiama tutti, o Signore, attorno a te. Chiama e fa di tutti la Chiesa della nuova umanità, che riconosca te, luce del mondo, che riconosca in te la pace, colui che è venuto a portare la salvezza agli uomini. Passa, passa ancora in mezzo a noi, Signore Gesù, e chiamaci tutti, chiama Matteo, chiama i peccatori, chiama noi tutti, e noi tutti saremo salvi. Amen.
Padre del cielo, noi siamo qui tutti riunati attorno all'altare del tuo figlio che tu hai mandato dal cielo per la nostra salvezza personale, per la salvezza di tutti gli uomini. Padre del cielo, noi siamo qui, piccola chiesa, radunata attorno all'altare del tuo figlio. Noi siamo voce di tutta la chiesa, radunata dal tuo Santo Spirito, e ti chiediamo in questo momento di ascoltare la nostra preghiera. Ti preghiamo innanzitutto perché il profeta che tu hai mandato in mezzo a noi, il Papa, sia ascoltato dagli uomini di questo mondo e gli indica la via della pace, la via dell'amore. Ti preghiamo per lui perché abbia forza e coraggio di dire la verità, di indicare la strada. Ti preghiamo per tutti i vescovi del mondo, perché facciano unione con lui, essi che sono i capi delle chiese, che formano l'unica chiesa, che sono le colonne, colonna di verità, colonna di amore. Ti preghiamo per il Papa, per i vescovi, per i sacerdoti, che siano trasmettitori della tua parola, che siano tutti profeti, che denunciano il male con coraggio fino alla morte e annunciano il bene per chiamare tutti a camminare nella via della verità. Per tutti questi, o Padre Santo, noi ti preghiamo in questo momento e ti diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, Signore. Ti preghiamo, Signore, per Bush, per Saddam Hussein, per Putin, per Berlusconi, per Schreiner, per Blair, per tutti i capi delle nazioni, perché abbiano la tua luce, perché siano guardati da te e accusino questo sguardo tuo e accettino di essere guardati da te, indirizzati da te, e si radunano per la salvezza del mondo, perché il mondo è tuo, l'umanità è tua e non deve essere lacerata. Per questo noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per la nostra Italia, dilaniata e agguerrita, Signore, dalla luce, perché si opera la giustizia e la verità, ma perché si cammina nella via della concordia, per il bene comune. Ti preghiamo, Signore, per i governanti, per i capi partito, per i capi correnti, per i deputati, i senatori, per tutti quelli che hanno in mano l'amministrazione pubblica, perché siano coscienti del lavoro che devono fare per il popolo, a cui non interessa la vincita di una fazione o di un'altra, di una legge o di un'altra, ma interessa il poter vivere in pace,
il potere prosperare in pace, il potere crescere tranquille, il potere camminare con serenità verso il futuro. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per la nostra Sicilia, che ha tanto bisogno di luce e di forza. Ti preghiamo per la nostra città, per i capi della città. Ti preghiamo per i magistrati che amministrano la giustizia, perché sia la giustizia tua, non la giustizia degli uomini, la giustizia della vendetta e della menzogna. Padre Santo, proteggi questa nostra città, proteggi tutti i magistrati, proteggi tutte le forze dell'ordine, proteggili contro le forze del male e da tutti i cittadini la gioia di sentirsi amministrati bene, di sentirsi protetti dalle ingiurie degli oppressori, di sentirsi aiutati a camminare nella via della prosperità. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso, Signore, innestiamo la nostra preghiera per i molti sofferenti, per i molti malati, per i molti tribolati, per coloro che hanno bisogno di misericordia e di amore. Pregare, Signore, ancora per tutti i bisognosi, i poveri, per coloro, Signore, che sono emarginati, per coloro che non riescono, Signore, ad avere la forza di gridare a Te. Ti vogliamo pregare, o Padre. 21 alle ore 23. Abbiamo due quadrimestri. Il primo quadrimestre ha per tema il risanamento dell'albero della vita, mentre il secondo quadrimestre è il risanamento del mondo del lavoro. Le preghiere sono così, per l'elenco: per gli antenati, una preghiera per gli antenati, per di ringraziamento a Dio perché ci hanno trasmesso la vita, e poi per la remissione dei debiti contratti degli antenati, per la pacificazione generazionale e perché il battesimo distrugga tutte le tare che abbiamo ereditato dei nostri avi. Poi, per i genitori in attesa, hanno bisogno di preghiera. I genitori, novelli soprattutto, hanno bisogno di preghiera, soprattutto quando si annuncia il concepimento. Poi, per i nascituri, pregheremo dal concepimento attraverso le diverse fasi fino al parto e dopo il parto. Per i neonati, per gli abortivi, poi per i fanciulli, poi per i giovani, poi per la scelta dello stato di vita, per i fidanzati, per gli sposi novelli, per le coppie in crisi, per le coppie sterili, per la riconciliazione dei coniugi, per i divorziati, per le donne sole, per le vedove, per gli anziani. Così abbiamo tutto l'albero della vita,
cominciando dalla radice fino alla morte. Il secondo tema del secondo quadrimestro è il risanamento del mondo del lavoro, perché il tema generale è la famiglia, il risanamento della famiglia, e nella famiglia contempliamo l'albero della vita e poi tutte le modalità in cui la famiglia vive. Prima la preghiera per la scelta professionale, non so che cosa fare, andare all'università, devo scegliere questa materia, devo fare questo, quest'altro. Abbiamo bisogno di preghiera per la scelta professionale, poi per gli operai, per gli impiegati, per gli insegnanti, per i medici, per i professionisti, per i magistrati, per i politici, per le forze dell'ordine e poi per le casalinghe, per gli extracomunitari, per gli emigrati, per i disoccupati, per i detenuti e in ultimo per i consacrati. Così abbiamo tutto il mondo del lavoro. La famiglia si regge appunto sull'amore di coppia e sulla prole, ma anche si sorregge con il lavoro come sostentamento e come esplicitazione delle facoltà che il buon Dio ci ha dato. Così tendiamo a pregare davanti al rovetto ardente, perché tutta la famiglia umana, le nostre famiglie, siano risanate e siano raggiunte proprio in tutte le età e siano raggiunte in tutte le modalità nel loro vivere quotidiano. Poi continuerà la preghiera del sabato, come al solito, vediamo cosa ancora possiamo incrementare, e poi col primo ottobre inizierà l'attività qui a favore delle famiglie in crisi, delle famiglie bisognose. Li accoglieremo nella nuova struttura che sta per essere ultimata, daremo il pane del cielo, accoglieremo tutti quelli che sono in disagio e poi daremo alle famiglie, così a turno, il pranzo, cioè il momento conviviale in cui si parla, in cui si appianano le difficoltà, si familiarizza in modo da creare una comunità nuova, una comunità di amore. Questo è il nostro programma. Pregate il Signore perché tutto questo possiamo farlo unicamente con la grazia di Dio. Senza la grazia di Dio non possiamo fare nulla, e pregate perché il nemico non ostacoli il piano del Signore. Alleluia. I bambini qui davanti a Gesù. 35. Daremo una benedizione particolare ai bambini e poi pregheremo con i bambini per gli adulti. Avanti voi mamme che avete bambini, conduceteli qui davanti all'altare, davanti a Gesù. Oh Gesù, ecco i bambini che tu ami tanto, sono davanti a te. Stendi le tue mani su questi bambini che si aprono alla vita. Preservali dalle spine del maligno,
che già esercita il suo influsso su di loro fino alla tenera età. Preservali, o Signore, da tutti i mali fisici e da tutte quelle influenze negative che provengono dall'ambiente di peccato in cui spesso essi vivono, che provengono dai mezzi di comunicazione che penetrano attraverso i loro raggi e le visioni delle cose nel loro cuore e condizionano il presente e il futuro. Signore, ti preghiamo per i nostri bambini, per i nostri fanciulli, perché siano preservati da ogni male e dal maligno e trovino nelle famiglie l'habitat buono, trovino nelle loro famiglie l'ambiente adatto perché crescono bene nel corpo e nello spirito. Signore Gesù, tu crescevi in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Concedi che questi bambini crescano in età e con l'età crescono in grazia, crescono in saggezza davanti a Dio e davanti agli uomini. E le generazioni future siano generazioni più sagge di quelle attuali, più forti di quelle attuali, più temprate contro il nemico di quelli attuali, per la grazia tua, o Signore Gesù, per quella grazia preveniente e risanante che scaturisce dall'altare. Signore Gesù, questa mattina ti offriamo tutti i nostri bambini, quelli che sono ancora nel grembo materno, quelli che sono ancora come embrioni, perché dagli embrioni tu trai anche la tua lode. Ti preghiamo per le nostre care figliole che si preparano al parto, perché siano benedette i loro bambini, per quelle che sono in procinto di partorire, per quelle che già hanno dato la luce ai bambini e si trovano alle prime difficoltà nel primo mese dopo il parto. Per queste care figliole noi ti preghiamo in maniera particolare questa mattina e ti presentiamo tutte le mamme qui presenti, tutti i papà qui presenti, ti presentiamo tutti gli ammalati, tutti i bambini malati. Signore, fa che il male non precede la nascita dei bambini, non nascono bambini anomali, bambini malati nel grembo materno. Sciogli fin dal grembo materno tutte le anomalie, tutte le tare ereditarie, tutte le negatività ambientali che si abbiano potuto assorbire, in modo che nascono sani. Signore, benedici tutte le nostre case, benedici i genitori in questo momento che sono in apprensione per i loro figli. Noi a te gridiamo in questo momento. Guarda i nostri bambini, guarda le mamme e i papà e benedicili in questo momento. Un canto. Spirito di Dio, Spirito di Dio, attenta a me, Spirito di Dio, non
Dio guarisci, Spirito di Dio guarisci. Para o ano em chorar.